da qui fa uno strano effetto, ma l'amore per questi colori ti spinge oltre la categoria. Avellino non è Serie D, non lo sarà mai. Il campionato però è questo e va abbandonato più in fretta possibile. Buon pomeriggio e benvenuti dallo stadio Partenio Lombardi. Stanno per affrontarsi in occasione della seconda giornata della Serie D, girone G, Avellino ed Albalonga. Gerbaudo però davanti alla difesa fa buona guardia e poi fa partire in velocità Parisi, uno contro uno. Ancora Parisi contro Panni, va in velocità, riesce a superarlo Parisi, il cross al centro, anticipa tutti. Peccato non avere Ando Sforzini in buona forma in questo momento in campo, era un cross al bacio per lui magari. Intanto Tribuzzi, il cross al centro, non ci arriva, di un soffio Ciotola. E si tratta di un avversario che con il passare dei minuti poi insomma inizia a crederci. Intanto Ciotola, c'è stato un tocco con la... Rigore, finisce a terra, no, l'ha ammonito Gerbaudo. L'ha ammonito De Vena. Anzi no, si tratta di Alessandro De Vena che viene ammonito. Ha esitato un attimo Patrignani nell'andare in sovrapposizione. Patrignani, la palla è per Ciotola di testa, De Vena la prende però in due tempi, riesce a bloccarla del Moro. Alla fine però gli carambola la sfera addosso, sfortunato il numero 10 biancoverde, che però fa spesso questa azione, l'abbiamo visto anche alla Dispoli, va molto in pressione sui piedi del portiere avversario. Sì, anche perché si tratta di portieri che nella maggior parte dei casi... Ora c'è il cross di Baggio, attenzione sul secondo palo dove c'è Pippi che porta in vantaggio l'Albalonga. Posta in vantaggio l'Albalonga, ancora una volta però incertezza della difesa dell'Avellino. Sono ragazzi che bisogna incoraggiare, bisogna aiutarli a crescere, insomma dobbiamo diventare una squadra, non è facile. Intanto Succi, la palla per Pippi che fa proseguire per Massella che ha sbagliato, un'altra occasione ghiotta per l'Albalonga. Attenzione a Matute perché quando inizia ad entrare in ritardo è pericoloso. De Vena. Intanto De Vena al limite dell'area, ancora De Vena riesce ad appoggiarsi a Gerbaudo che allarga per Patrignani, rinviene su di lui un avversario, Patrignani però riesce ad allargare per Tribuzzi che può crossare, lo fa, tocca di testa De Vena, la palla giù al secondo palo, Ciotola, traversa, incredibile! Rieccoci dal Partenio Lombardi, stiamo per assistere al secondo tempo di Avellino Albalonga. Gerbaudo sulla sfera, arriva il cross del numero 8 biancoverde, la palla in aria, attenzione, goal, arriva goal, il goal, goal di goal. Alessandro De Vena che pareggia la contesa sul cross di Matteo Gerbaudo. Che quando il pallone entra in porta e segna l'Avellino è sempre una grande emozione. Tra l'altro da numero 10 all'intanto Moreno! 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 Arriva il gol! In Moreno! Due minuti l'Avellino ribalta il match, Santiago Moreno il capitano. Tra l'altro c'è un aneddoto sulla malga, vabbè, proprio al sodalizio, anche se non si è mai capito se questa battuta è di Antonio Sibilia, di Massimino da Catania, se la spendono in tanti come quella dei guanti del portiere, cioè, se li compriamo al portiere le dobbiamo comprare a tutti. Oppure questa malga, ma quanto costa, comprala. Intanto Tomte va in sovrapposizione Parisi, Tomte però opta per il tiro, la palla finisce sul fondo. C'è Moreno però di testa, ancora Fatati, la palla è nuovamente per Succi che ha provato a metterla all'interno, l'Avellino però ha liberato con Parisi e poi De Vena parte, palla al piede, 3 contro 2 in questo caso dell'Avellino. Sull'altro versante c'è Tontelo, vede De Vena e poi allarga molto bene per il 14 che riesce a metterla a terra, Tontelo, va in velocità, attenzione, Tontelo che ha sbagliato, ha fatto tutto bene. Intanto Ciotola va addirittura a prendersi Di Cairano che è tutto solo al limite dell'area, però ci sarà il cross al centro di Barone, è così, questa volta non esce Lago Marsini, il colpo di testa traversa da parte dell'Albalonga con Panini. Se hai ammonito De Vena nel primo tempo non puoi non fare altrettanto con Pippi che ha simulato in maniera ancora più evidente. Sì, era proprio evidente la simulazione di Massella. Intanto Succi all'indietro per Fatati, questa volta si fa trovare pronto. Intanto Patrignani ha già ripreso a giocare, la palla in verticale a cercare Ciotola, è buona la posizione, Ciotola si gira. Tompte deve convergere, Tompte deve convergere di più. La palla è proprio per De Vena, c'è Tompte, Tompte prima. De Vena non lo vede, poi Matute dal tiro debole, ma occasione sprecata. Appoggia nuovamente a Moreno che si gira molto bene, Moreno c'è la pressione di un avversario, si tratta di Massella, allora gioca in verticale per Matute, c'è Buono a fianco a lui, la palla è proprio per il centrocampista. Ci stanno aprendo delle praterie. Ancora Buono, 4 contro 3, va in taglio
No, 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 al di là dell'errore di Tom Te, però è da rivedere, il passaggio mi era sembrato buono. Si sta giustamente preoccupando della fase difensiva, ecco. Buono, intanto recupera palla a centrocampo, poi in verticale per Ventre che si gira. Può allargare a Totaro, dai. Totaro che prova il taglio, ancora Ventre però prova il destro, respinge davanti a lui Del Moro. Tutti in avanti, dice De Graziani. Via, via, dall'area di rigore. Pericolo scampato. Lago Marsini gioca ancora con il cronometro. Fischietto alle Ecco labbra, il triplice fischio. Seconda vittoria consecutiva dell'Avellino. Al Partenio Lombardi per la formazione di Archimede Graziani. 2-1. Dopo un primo tempo così così, la reazione c'è stata. C'è stata la reazione che ci doveva essere. C'è stata la vittoria che ci aspettavamo